raccolta in Sala Perla la consegna del premio perso, la Michael Cimino, dal direttore della mostra Alberto Barbera, che ha introdotto il capolavoro del cineasta americano dal titolo I cancelli del cielo del 1980 nella nuovissima coppia restaurata digitalmente da Criterion con la supervisione dello stesso autore. L'attrice americana Winona Ryder ha presentato il suo ultimo film in una conferenza stampa super affollata. Mentre nella sezione Orizzonti, il regista Ivano De Matteo, con il suo lungometraggio Gli Equilibristi, con Valerio Mastandrea e Barbara Bobulova, ci racconta una storia di amori e tradimenti. Presenti sulla terrazza dell'Excelsior alcune giovani aspiranti attrici, Miss Cinema e Miss Sorriso, che si sono sentite entusiaste di questa esperienza a Venezia. Quali sono i tuoi sogni nel cassetto, se li puoi rivelare? Il mio sogno nel cassetto, inerente al mondo dello spettacolo, mi piacerebbe diventare un'attrice magari nell'ambito comico. Mi piace molto Paola Cortellesi come tipo, come spirito. Si incrocia le dita, si spera, si sogna, insomma. E tu invece, ragazza cinema, com'è stata l'esperienza? Molto positiva e spero che, insomma, in Sicilia di avere buoni risultati. Come ti trovi qui a Venezia? Benissimo, è una bellissima esperienza, l'ambiente è molto simpatico e diverso dal solito. C'è qualcuno che vorresti incontrare, qualche attore particolare? Magari Tom Cruise, George Clooney, Brad Pitt. Vorresti chiedergli qualche consiglio per la tua carriera? Come hanno fatto loro a diventare così famosi. Chi è il tuo idolo? Tom Cruise. Femminile? Julia Roberts. Il bar manager dell'hotel Excelsior, Tony Michelotta, impegnato dietro il Blue Bar, ci ha raccontato l'andamento iniziale di questa 69esima mostra del cinema. Il movimento quest'anno è onda lunga e abbastanza lenta, non sarà mica l'effetto Monti anche qui, eh? Ciao. Quali sono i cocktail che vanno per la maggiore? Il cocktail Spike Lee abbiamo dedicato a un'acqua minerale con una fogliolina di basilico per lui. Cosa ha detto? Non ha fatto una piega, di la verità, abbiamo provato a farlo ridere un po'. Movimento e frenesia, meno film ma più qualità in questi primi giorni dalla mostra internazionale d'arte cinematografica del Lido di Venezia.